Qualcuno mi ha chiesto come fare le trasparenze in OBS. In effetti il parametro c'è, ma è leggermente nascosto, quindi magari così a colpo d'occhio non lo trovate. Facciamo subito una prova, guardate, lo facciamo col mio faccione. Eccolo qua. Anzi, facciamo una bella cosa, lo ingrandiamo anche un po'. Non è trasparente, logicamente, non parlo del telo verde dietro che mi ritaglia, proprio della trasparenza di un oggetto in OBS. Adesso provo a fare con me, poi inseriremo un'immagine e lo vedremo anche con quello. Allora, qua abbiamo la telecamera, che è una normale webcam USB. Però, ripeto, possiamo applicare questa cosa a qualsiasi immagine, ad esempio a questa, poi lo faremo. Mettiamo due oggetti. Proviamo intanto con il mio faccione. Qua sull'elenco delle fonti vado in questo caso sulla webcam, faccio clic col destro e vado su filtri. Se vedete qua, questi sono i parametri per... Cancelliamo questo, che è proprio quello che ci serve, che ci permettono di modificare l'immagine. In questo caso, la chiave croma, già che siamo qua vi faccio giusto vedere, è il telo verde dietro, che mi ritaglia il telo verde. Ma adesso dobbiamo vedere un'altra cosa, ovvero come far diventare me trasparente. Andiamo ad aggiungere chiave colore, quindi clicchiamo sul più qua, zac, e andiamo ad aggiungere chiave colore. Qua possiamo dargli un nome ma anche lasciarla così. Vedete, tra le varie voci qua abbiamo opacità. Se io lo abbasso, guardate, ok, io divento trasparente tipo fantasma. Volendo, qua possiamo modificare anche luminosità e contrasto, i vari parametri che ci interessano. Comunque qua, da più lo teniamo basso, più trasparente, man mano che lo alziamo, il mio faccione appare. Avete visto? Semplicissimo. Stessa cosa, se andiamo su un'immagine, in questo caso è un video che gira, un pezzettino di video che si ripete in loop con trasparenza. Anche qua filtri, aggiungi, chiave colore. Anche qua possiamo andare a modificare la trasparenza. Infatti vedete, adesso è più trasparente perché ho abbassato l'opacità. Ok, niente di più semplice. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornato sulle mie nuove uscite. Ciao.